nessuno, di quelli che sono dentro la voragine, diciamo, dei non rappresentati. In questo senso non credo che possiamo fare, non credo che dobbiamo fare nessuna distinzione. Però Alternativa nasce come un movimento politico che non è né di sinistra né di destra. Questo è un punto chiaro, per me è chiarissimo. Possiamo discutere. Solleva qualche problema tra molti dei nostri, ma io credo che su questo bisogna essere chiari. E spiego perché. Noi non possiamo essere né di sinistra né di destra perché la sinistra e la destra sono in questo momento concordi nel sostenere anche le sinistre estreme, anche quelle che sono state escluse dal Parlamento e dagli altri enti locali, continuano a ripetere la stessa cosa, cioè che bisogna crescere. Anche la sinistra è crescista, purtroppo. E questo indica che la sinistra non ha capito niente di quello che sta succedendo, ahimè per loro. Sono d'accordissimo su tutto. Il problema fondamentale è che tu sei tu, ma una parte rilevante di questa sinistra non ha ancora risposto niente alle nostre esigenze. Noi abbiamo avuto un incontro molto interessante a Torino la scorsa settimana, al quale ha partecipato Airaudo, che è il capo del, diciamo, sindacato auto della FIOM. Discorso molto aperto, molto interessante, ci siamo trovati d'accordo su quasi tutto. Lui però ci ha anche detto che dentro la FIOM su queste questioni non c'è affatto unità, c'è una parte rilevante che non li vuole accettare. Il discorso del filo dello sviluppo e della, il tema dell'incontro era occupazione e decrescita. Si può avere un'occupazione con la decrescita? Quale occupazione? Come ci si organizza? Problema molto serio, realmente tratto, risolvibile, e quindi si tratta di discutere. Quindi io rispondo a lei e all'altra signorina, a te, le due domande. Noi non siamo alternativi a nessuno. Tutti quelli che hanno capito dove ci troviamo sono benvenuti. Non faccio nessuna distinzione. Non solo, ma io aggiungo che l'idea che noi abbiamo finora lavorato in alternativa è che dentro alternative ci devono e ci possono restare idee politiche diverse. Mica abbiamo tutti la stessa ideologia. Io vengo anch'io da sinistra, come te. Ma c'è un sacco di gente, e questo è il punto che bisogna tenere conto. Di queste questioni non discute più solo la sinistra. Le questioni che abbiamo discusso questa sera non sono patrimonio della sinistra soltanto, anzi, queste questioni interessano un sacco di gente che viene dalle più diverse esperienze politiche e culturali, inclusa la destra. Noi per esempio stiamo lavorando adesso con il Movimento Zero di Massimo Fini, un uomo che viene da destra. Nel Consiglio Scientifico di Alternative c'è Franco Cardini, uomo che viene da destra. Se parli con Cardini delle questioni che abbiamo discusso stasera, è integralmente d'accordo su tutto. Su tutto. Decrescita, democrazia della comunicazione, nuova democrazia, partecipazione, contro la guerra, tutto. Destra, sinistra, non me ne importa niente. Aggiungo, un sacco di gente che ha queste idee non è mai passata attraverso un partito della sinistra e non conosce nulla della sinistra. I giovani che sono qui, non lo so, sarebbe interessante sentire il loro punto di vista, però un'intera generazione di giovani italiani non è passata attraverso i partiti di sinistra per la semplice ragione che i partiti di sinistra sono spariti da circolazione. Perché se Bersani era sinistra, io non so di chi stiamo parlando. Ecco, allora io non posso dire passate, siate di sinistra per essere su queste questioni. Io voglio dire, questa nuova formazione è aperta a tutti coloro che hanno capito che comincia una transizione, la vogliamo mettere così? La transizione è davanti a noi, è già cominciata. Noi vogliamo lavorare per fare una transizione la meno dolorosa possibile, la più democratica possibile. Vogliamo un nuovo paradigma mentale, umano. Sei di sinistra, sei di destra, portati dietro il tuo patrimonio, portatelo dietro. Io mi porto dietro il mio, non chiederò a nessuno di rinunciare al suo. Io non ho mai abbiurato in vita mia, però oggi mi rendo conto che siamo di fronte a un problema che supera la mia esperienza. La mia esperienza non contiene questa cosa. Per fare questo passaggio ho bisogno di infilarci dentro dell'altra roba, degli altri contenuti, degli altri valori. E quindi, risposta. Sono integralmente d'accordo con te e con voi, c'è spazio per tutti. Io ho già detto, questa nuova formazione politica non sarà alternativa, alternativa è lievito. Se questo lievito funziona, noi costruiremo insieme a tutti gli altri
altri, una prospettiva unitaria in questa direzione. Quindi non c'è nessun ostacolo a questa cosa qua. Ma se io mi qualifico di sinistra, io mi taglio fuori metà del pubblico, che invece potrebbe essere mio amico, mio alleato, mio partecipante, mio attivo. E quindi non lo devo fare, perché è una riduzione, invece che un allargamento delle possibilità d'azione, è una riduzione immotivata, perché quando io dico a un papà che ha sempre votato per la destra, guarda che il destino di tuo figlio è in pericolo, questo papà capirà uguale come capirebbe un papà di sinistra, identico, perché qui le questioni superano quelle della collocazione ideologica e diventano questioni della sopravvivenza umana, molto semplice. Questa è la risposta sostanziale, bisogna fare un grande movimento. Poi, dentro questo movimento potranno esserci diverse linee, diverse posizioni politiche, ci confronteremo, avendo fissato, come dicevo tu, dei paletti. Questi sono i paletti. La transizione, fino alla crescita, che succede? E così via. Quindi la risposta è questa. Punto. Abbiamo detto a Beppe Grillo, ti interessa? E Beppe Grillo ha risposto no. O meglio, ha risposto anche un po' più brutalmente, venite con me. Ma come venite con me? Nessuno di questi è disposto ad andare con uno che non ha una linea politica, perché non ha una linea politica Beppe Grillo. Beppe Grillo è un simpatico giovanotto che dice delle cose per molti aspetti molto utili, molto interessanti, che collimano con le nostre, ma è lontano le mille miglia dalle nostre cose su altre questioni. Per esempio, sulla politica della comunicazione, Beppe Grillo dice un sacco di sciocchezze con le quali noi non siamo d'accordo. Questo non impedirebbe un rapporto, una discussione, noi abbiamo un rapporto, viene a discutere. E lui ci risponde che lui è in grado da solo di fare il suo percorso. Non ci possiamo fare niente. Lui decide di rimanere fuori, non noi. Poi io mi muovo sul territorio, vado a fare conferenze nelle diverse parti del mondo e trovo i grillini che vengono a discutere e sono d'accordo con noi. Il problema non riguarda noi, noi gli abbiamo fatto le proposte, chiunque venga a discutere su queste questioni, io lo dico subito, qui solennemente sarà benvenuto. Ci mancherebbe altro che io adesso mi metta a distinguere sul pedigree, c'è il pedigree, c'è il pedigree, viene da destra, viene da sinistra, se ha capito queste cose, a braccia aperte. Non vedo obiezioni, non vedo ostacoli, l'obiettivo è metterci insieme, sono d'accordo, ma bisogna sapere quali sono i paletti. Se tu dici che sei d'accordo con questi paletti, io dico tutti quelli che sono d'accordo con questi paletti sono nostri alleati e nostri amici. Quindi la risposta l'ho data. Se domani Grillo cambia idea, lo accoglieremo volentieri nell'ambito di un discorso generale, ma finora lui mi sembra che stia assolutamente indifferente a questo processo di costruzione. È solo lui, e tra l'altro non è solo lui nei nostri confronti, è solo lui verso tutti gli altri, perché solo Grillo sta da solo, dovunque lui agisce da solo. Ed è, consentitemi fraternamente, perché poi ci conosciamo, con Beppe non è che ciò dell'animosità nei suoi confronti, però francamente a me un nuovo partito persona non credo ci serva, non ci serve a niente un partito persona guidato da uno qualunque, ma che gli serve? Cioè questa è la soluzione per i problemi del paese? Questo isola, divide, non risolve niente. E poi lui ha delle idee sulle questioni della pace e della guerra, vorrei saperle, non le so. Ci sono questioni cruciali su cui lui non si pronuncia mai. Sulle questioni dell'informazione vi ho già detto che dice sciocchezze, perché quando uno dice che la televisione non conta niente, non ha capito in che modo viviamo. La televisione conta e come, e conterà nel corso dei prossimi 20 anni. Qui Grillo si piglia una cantonata mostruosa, ma dove dice che tutto il suo blog, ma che cos'è il tuo blog? Perché tu leggendo il blog di Grillo riesci a capire quello che sta succedendo nel mondo, ma neanche per sogno. Quindi lui non dà un orientamento che noi invece vogliamo dare a un sacco di gente che vuole sapere certe cose, non gliele dici con il blog, non gliele puoi dire, quindi lui ha proprio degli errori gravi che chiederebbero una discussione, ma lui non la vuole fare. Quindi, infatti ho fatto alcuni esempi, ho detto, la scuola, bisogna costruire questa linea, non è che il nuovo paradigma te lo inventi, tutti noi dobbiamo fare questa strada, non è che qualcuno ci ha le soluzioni. Abbiamo fatto un documento che ha quattro pilastri, ve li riassumo, che sono decrescita 1, pace e guerra 2, comunicazione 3, democrazia 4.
C'è un sacco di gente che sta leggendo questo documento, vi suggerisco di leggerlo tutti, capirete dove siamo arrivati. Dopodiché, per arrivare a un programma politico ci vogliono altre cose, come tu giustamente hai detto, ci vuole un protocollo. Va bene, ma noi siamo nella fase in cui si costruisce questo discorso, non è che posso io pretendere, non lo pretendo, eh? Io non lo pretendo, dico che io avvio questo discorso, perché se qualcuno non comincia non si sa chi comincia, quindi noi abbiamo cominciato questo discorso, costruiamo pian piano tutti insieme una piattaforma che può essere la scuola, che dovrà essere la scuola, la ricerca scientifica, l'assistenza agli anziani, l'occupazione e la decrescita, e così via discorrendo. Questo deve diventare patrimonio comune. Adesso, io infatti non amo molto usare la parola partito, perché è presto per usare la parola partito, ma partito si porrà quando questo protocollo, come tu lo chiami, sarà già molto consistente. Una cosa, te lo dico io in anticipo, per prevenire l'obiezione, noi non abbiamo ancora una proposta di riforma dello Stato. Per esempio la riforma dei partiti, per esempio l'attuazione della Costituzione. C'è l'articolo 39 che dice che i partiti, ci vuole una legge sui partiti. Io voglio mettere questa legge sui partiti dentro il programma di Alternativa. Voglio sapere come si fa a controllare la democrazia interna di tutti i partiti, perché senza questo abbiamo la degenerazione che abbiamo visto, dove ciascuno fa i fatti suoi e al suo interno non ci puoi mettere il naso. Quindi voglio sapere come si eleggono i gruppi dirigenti, come si eleggono i candidati nelle istituzioni, se vengono rispettate le regole. Tutto questo deve entrare nel programma e così via. Quindi io sono per avviare questo processo, lo stiamo già facendo. Abbiamo un programma di seminari, di incontri che dovranno mettere a fuoco tutti questi aspetti e proporre, diciamo, nel corso del 2011 o all'inizio del 2012, un documento politico nuovo che sarà già molto più ampio del precedente, su cui chiameremo in una conferenza nazionale a esprimersi tutti gli interlocutori che vorranno venire a esprimersi. Quindi io sono totalmente d'accordo con questo discorso, è anticipato oggi parlare di partito perché non siamo un partito, ma siamo un laboratorio politico che costruisce le premesse, la seminagione, diciamo così, di una prospettiva d'Italia. Poi a quel punto faremo i calcoli. Il primo passo che abbiamo fatto è fondare un movimento che si chiama Uniti e Diversi. Il coordinatore di questo movimento è Pallante, Maurizio Pallante, che è il rappresentante del movimento della crescita felice, ma oggi ci rappresenta sostanzialmente tutti. Non è che resterà per sempre lui, ci sarà un avvicendamento, eccetera, con questa struttura che è già una struttura che supera l'Alternativa. Siamo mica solo noi, siamo uniti, ecco la parola è questa. Siamo uniti perché vogliamo tutti fare la stessa cosa, siamo diversi perché veniamo da diversi percorsi. Inevitabile, ciascuno di noi arriva a questo approdo avendo percorso una strada diversa. Io ho la mia, tu ci avrai la tua, loro ci hanno la loro. Io non chiedo a nessuno di rinunciare al loro percorso. Il loro percorso ha fatto zigzag, è arrivato a quel punto lì, io ho fatto zigzag, sono arrivato a quel punto lì, tutti quelli che verranno saranno arrivati a un punto comune. A quel punto ci porremo un problema. Che fisionomia ha il nuovo soggetto politico? La parola giusta è questa. Noi stiamo mettendo le basi per un nuovo soggetto politico che quando si crea porrà le questioni della forma della rappresentanza. Non credo che dobbiamo copiare i vecchi partiti, non va bene. Noi dovremmo fare un nuovo movimento, un nuovo soggetto politico capace di rappresentare la situazione oggi, non ieri. Quindi anche la parola partito non è che risponde bene. Deve diventare un nuovo soggetto politico che avrà le caratteristiche democratiche di cui noi sentiamo tutti i bisogni, cioè una larga partecipazione popolare alle scelte di ogni livello e di